Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un cordiale saluto a tutti da Mimmo Siena, ben tornati per questo appuntamento con Radio Sport Brasile 2014. Dalle stelle alle stalle, per la serie Le Comiche va in scena Recife, una pessima nazionale azzurra. Poche idee, tanta confusione e poca brillantezza. C'è da salvare poco nella scellerata gara contro una Costa Rica che, a dispetto dei nostri giocabene, si merita ampiamente la vittoria dopo che gli era stato negato un rigore evidentissimo e ci dà una lezione di bel calcio che solo noi non abbiamo capito. Che Brandelli avesse detto che c'era un minimo di preoccupazione, era logico, ma una disfatta così cancella benissimo l'ottimo esordio contro l'Inghilterra che per questo risultato viene eliminata. Partono i processi, le polemiche sulla scelleratezza di mandare in campo quattro attaccanti che non combinano un bel niente. Balotelli non si salva dopo aver fallito nel primo tempo due ghiottissime palle gol. La difesa non regge alla velocità degli avversari che sovrasta contro il nostro gioco lento ed impacciato. Troppo comodo dire adesso pareggiamo con l'Uruguay e procediamo. No, anche perché se i nostri azzurri vogliono evitare la figuraccia della Spagna, devono vincere e giocare bene. Altri risultati non ci farebbero per niente comodo. Si è completato il girone E con una seconda giornata in cui la Francia gioca a tennis 5-2 alla Svizzera, che dovrà cercare la qualificazione all'ultima gara, così come l'Honduras, sorprendente, che vince sull'Ecuador per 2-1. E allora andiamo a rivedere tutti i risultati dei due gironi, partendo dal nostro girone D, seconda giornata, a Recife, Costa Rica batte Italia 1-0, mentre a San Paolo, partita disputata il 19 giugno, Uruguay batte Inghilterra 2-1. Classifica, Costa Rica 6 punti agli ottavi di finale, Italia ed Uruguay 3, Inghilterra a quota 0. Girone C, seconda giornata a Brasilia, Colombia, Costa d'Avorio 2-1, a Natal, Giappone, Grecia 0-0. Colombia 6 punti, Costa d'Avorio 3, Giappone e Grecia 1 punto. Per ciò che concerne il girone E, quello di cui abbiamo parlato poco fa, allora seconda giornata, Salvador de Bahia, Francia batte Svizzera 5-2, a Curitiba, Honduras batte Ecuador 2-1. Oggi sabato di conferme per Argentina e Germania contro Iran e Ghana per sfatare la maledizione delle europee fuori alla prima fase. A chiudere la decima giornata a mezzanotte Bosnia-Nigeria, spettacolo garantito con i bosniaci che vogliono essere la sorpresa vera di questo mondiale. Allora ricordiamo anche il programma per intero di questa decima giornata di oggi. Allora alle 18 a Belo Horizonte per il gruppo F Argentina-Iran, alle 21 per il gruppo G a Fortaleza Germania-Ghana, a mezzanotte si ritorna al gruppo F con Nigeria-Bosnia-Erzegovina e domani 22 giugno si completa il girone dei tedeschi, il girone G naturalmente, con la sfida tra Stati Uniti e Portogallo. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport Brasile 2014. Vi ricordo tra poco alle 13 circa, minuto più, minuto meno, la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto, buon fine settimana e a più tardi.